Signori, buonasera, grazie per essere qui e essere così tanti. Credo che per la serata di questa sera non ci siano bisogno di tantissime presentazioni. L'unica cosa, sono molto contento perché iniziamo ufficialmente anche i festeggiamenti dei 20 anni della nostra vita qui all'Uni3, direi in un modo veramente importante, con una presenza che chi partecipa il lunedì sa benissimo quanto possa essere importante per il sottoscritto, quindi credo che non ci sia bisogno di presentare ulteriormente il professor Daverio, che oggi, che questa sera ci farà questo regalo incredibile di tenerci compagnia e di aiutarci a sviscerare un tema che ci ha fatto compagnia quest'anno, appunto, con la figura di Ludwig Beethoven. Vediamo se funziona tutto. Sì. Grazie. Beh, intanto buonasera a tutti. Mi sento anche particolarmente così preso e commosso dalla serata, di vedervi così tanti. Si vede che avete tutti una grande passione per Beethoven, no? Sì. E anche per altre cose. Tolgo il cappello perché non fa chic avere il cappello sul tavolo. E ovviamente non dovete prendere appunti, però potrebbe sempre servire in un qualche modo, perché permette anche di entrare di più nella realtà delle cose. Allora, quando si parla di musica si cade in una trappola bizzarra, perché noi usiamo un termine che è musica classica, come se la musica fosse legata al classicismo. Cioè, noi la musica romantica la chiamiamo classica, mentre la letteratura classica la chiamiamo classica, e sappiamo distinguere la letteratura classica dalla letteratura romantica. Quando parliamo di architettura abbiamo una certa idea di architettura classica, quella classica ha le colonne, è facile a capire, cioè, però quella con le colonne va avanti fino a ieri mattina, quindi l'architettura sarebbe classica fino al 1930, mentre la musica lo è fino a non sappiamo dove, fino a quando si smette di aver voglia di ascoltarla. Cioè, Alban Berg è musica classica, Anton Webern è musica classica, Paul Hindemith è musica classica, però in realtà è moderna come Kandinsky, cioè non è che sia una categoria diversa, sono categorie assolutamente disordinate. Infatti è molto difficile capire che cosa voglia dire una cosa classica, in verità. Abbiamo delle idee abbastanza chiare quando usiamo la parola classico in un modo dispregiativo. Un classico cretino. Allora, quello si riesce a capire che cos'è un classico cretino. Un cretino classico è più difficile da definire. Un classico cretino sappiamo cos'è. Una classica scarpa, è quella, vecchio scarpone, no? È quello un po' sporco anche, quello dimenticato in un angolo di casa, un classico scarpone, mentre una scarpa classica è una scarpa inglese. Allora, la parola classica è veramente un pasticcio da utilizzare. In verità, la parola classica, in questo senso la possiamo applicare alla musica, ha una sua logica, e c'è un retore del secondo secolo della nostra era, che è Aulio Gello, un retore della romanità, che inventa la parola classico. Dice: ci sono dei testi classici, e lo dice perché questi sono i testi a quali uno si può riferire se ha voglia di imparare la retorica. Allora, se la mettiamo così è un po' più chiaro: esiste la musica classica, che è quella alla quale uno si deve riferire se vuole avere dei parametri.
E questo concetto di classico, tra l'altro, ha un'origine molto divertente, perché viene da una indicazione della Roma antica, cioè nella Roma antica di classici ne erano parecchie. Soprattutto veniva definito il concetto di classe nell'esercito, che c'era una classe prima, poi le classi andavano avanti, gli equites erano una classe dell'esercito, i centurioni erano un'altra classe dell'esercito, e si entrava in una classe in base al proprio reddito. Quindi è già una concezione un po' più precisa. Poi questo, che è un concetto repubblicano, si perde in epoca imperiale, e alla fine la parola classica è quella che si riferisce ai migliori dei militari, ai marines, come adesso, no? Sicché la parola classis diventa quella con la quale si definisce la flotta. Santa Apollinare in classe, la famosa chiesa di Ravenna, è in classe in quanto era Santa Apollinare sul porto. Poi purtroppo la sabbia si è spostata, adesso Santa Apollinare è 2 chilometri del mare, ma è rimasto in classe. Allora, questo concetto di classico è abbastanza utile, perché serve a definire delle ipotesi di, in un qualche modo, di confusione, e si oppone molto spesso in noi con la parola romantico. Cioè, uno va a scuola, dice, esiste la cultura classica e la cultura romantica, come se fossero le due cose necessariamente opposte. E questo concetto a sua volta si lega all'idea che esista una letteratura romantica e una letteratura classica, concetto che funziona abbastanza bene nella letteratura francese. Cioè, esiste un passaggio dalla letteratura classica francese, quella seicentesca, a quella in un qualche modo dell'Ottocento. Percorso parallelo si può applicare a quella inglese, già su quella italiana è un po' più difficile, perché noi abbiamo l'idea di classicità che inizia molto prima. Per noi è classico nel senso di Alvio Gelli, cioè nel senso della romanità, è classico Dante. Per un francese Dante sarebbe medievale, invece per noi è classico. Ed è un bel pasticcio, però ve lo butto lì perché è un gioco mentale molto divertente. Cioè, dovreste fare una serie di incontri, ma che cosa è classico, che cosa non è classico. Cioè, Dante è classico per gli italiani, per i francesi è medievale. Petrarca è classico, mentre François Villon non è classico. Per i francesi la letteratura diventa classica nel 600, quando si forma il dibattito sulla classicità, perché si tende a inventare un modello di riferimento. E avrà anche delle conseguenze psicologiche molto divertenti. In Francia, i francesi, che sono dei tromboni per loro natura, io ho il diritto di dirlo perché sono in parte francese, quindi non parlo male che di me stesso al limite, io ho il diritto di parlare male di 3-4 pezzi d'Europa, perché avendo degli antenati un po' dappertutto ne posso maltrattare uno alla volta senza offendere. I francesi distinguono radicalmente il loro classicismo dal loro romanticismo, perché esiste un 600 di letteratura classica, esiste poi un 19 secolo assolutamente romantico. L'esempio migliore lo do spesso con una citazione del massimo teorico del classicismo francese, che è Boileau. Boileau dava in una sua frase, dice, rien n'est beau que le vrai. Una cosa per essere bella deve essere vera. Le vrai seul est aimable. Poi, 2 secoli dopo, il grande poeta del romanticismo, Alfred de Musset, sovverte la questione e dice, rien n'est vrai que le beau, solo ciò che è bello è vero. Allora, in questo passaggio fra sapere se la verità genera bellezza o la bellezza genera verità, si potrebbe immaginare una distinzione concettuale accettabile fra l'idea di classicità e l'idea di romanticismo. Tutta questa faccenda decade totalmente se andiamo nel mondo tedesco, un po' perché i tedeschi sono confusi per natura, un po' perché sono romantici per natura, un po' perché per loro la classicità è molto difficile da definire, perché essendo la lingua tedesca una lingua che col latino ha poco a che vedere e che invece sente di essere la più latina di tutte in Europa, perché loro parlano un crucoide, però questo loro crucoide è l'unica lingua in Europa che ha mantenuto esatte le declinazioni latine antiche. Quindi loro hanno
la meccanica linguistica della latinità, il verbo in fondo alla frase, quindi sarebbero i più classici di tutti, eppure sono crucchi, sono germanici. Allora, questo è per aiutarvi a generare la necessaria confusione che dobbiamo sempre avere per smontare i luoghi comuni. E il concetto di classico è uno dei luoghi comuni sui quali è difficile ragionare, però sì, ci si riesce in un qualche modo, perché alla fine è classico tutto ciò che ha un riferimento ed è romantico tutto ciò che è privo di riferimento. Sulla musica è più facile l'argomento, perché è classico chiunque segue i dettami del meccanismo compositivo, cioè ha un'attenzione alla scala, distingue la scala maggiore dalla scala minore, considera che la scala è fatta da 7 toni esattamente come quella della greca antica, cioè ha una serie di parametri che lo fanno rientrare lì dentro. Poi diventa non più classica, e in questo senso anche Alban. Sì, ecco, è tornata. E sarà Alban Berg che l'ha fatta andare via. Esiste un concetto di riferimento perenne a dei parametri, che sono quelli della scala cromatica diatonica, cioè dei vari tipi di scale, delle maggiori e delle minori, una serie di meccanismi concettuali che si sono formati agli albori del XVI secolo, nel 500, negli anni di Frescobaldi, e poi hanno avuto un'evoluzione naturale fino al famoso accordo di tredicesima di Wagner, quello che fa un po' male all'orecchio, ed è derivato fino alla rottura della musica verso la musica in un concreta della recente modernità, da John Cage in avanti, no? Uno è classico, va e viene, e adesso è tornata, e c'è la sua, cioè, ogni tanto se ne va, non è grave. Allora, questo concetto di classico diventa essenzialmente intrigante se lo mettiamo in parallelo con alcuni concetti che sono invece romantici. Che cos'è il romanticismo? Non si riesce mica bene a capire che cosa sia, cosa voglia dire essere romantici. Certamente non ha nulla a che vedere con la romanità, neanche col romanzo. È un termine che si forgia fra 700 e 800 e che però sta a corrispondere ad una serie di parametri nuovi della sensibilità. È molto interessante la faccenda, perché Beethoven nasce nel 1770, ve lo ricordate, tutti c'eravate, io c'ero allora, contemporaneamente nasce il primo poeta vero di ciò che si chiamerà la cultura romantica, che è Hölderlin. Hölderlin è un poeta tedesco abbastanza bizzarro, estremamente importante, nasce anche lui nel 1770, poi anche lui tira lungo, cioè campa addirittura di più di Goethe, muore nel 1843, e lui scrive nell'Hyperion, che è questo suo testo poetico un po' confuso, un po' carico, un po' tedesco, è una frase fantastica nella quale dice: ah, wie ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, wie ein Bettler, wenn er nachdenkt. L'uomo è come un Dio quando sogna ed è un non banale mendicante quando ci riflette sopra. Bella frase, attenzione, però questa frase in sé contiene anche il baffetto austriaco dell'ultima guerra, cioè c'è dentro di tutto, cioè c'è il meglio e il peggio della germanicità. Cioè l'abbandono del raziocinio e la sostituzione al raziocinio della visceralità può portare delle conseguenze drammatiche. Ora, questo concetto di Hölderlin non è lontano da un concetto dell'uomo in fondo più importante di quel mondo tedesco, quello che richiude tutta la nostra epoca. Adesso noi parliamo del Beethoven, il Beethoven è nato nel 70, no? E muore nel 1827, ma 20 anni prima era nato Goethe, e Goethe, che fa vita tranquilla, muore anche dopo Beethoven, muore nel 32. Quindi Goethe ricopre tutto quel periodo ed è in un qualche modo il grande geniale cappello sotto il quale questa contraddizione germanica si evolve tutta.
Goethe è la testa, è il volume, il mondo nel quale, se vi andate ad addentrare, potrete trovare tutta una serie di legittimazioni, giustificazioni. E Goethe scrive due dei suoi testi, non li finisce quasi mai. Uno è il Wilhelmmeister. Il Wilhelmmeister è il romanzo iniziatico, il romanzo della formazione. E nella, è la storia di un ragazzo della provincia della Germania che, guardando dal buco della serratura, da ragazzo vede un'attrice e dice: porca miseria, allora il teatro è fantastico. Questo fenomeno può succedere ancora oggi. E dice: è fantastico, e si dedica al teatro, e lui vuole fare il teatro finché non gli danno finalmente la direzione. Eccolo. Ecco, andai via, non è tu, Andrea. Sì. Gli danno la direzione. Ecco. Tutto questo serve a capire Beethoven, con il racconto che sto facendo, perché se uno non entra nel brodo di un'epoca, non ci capisce mica niente. Allora, nel Wilhelmmeister, questo insegnante, questo eroe, il giovane Wilhelmmeister, convertito al teatro, alla fine gli danno finalmente l'incarico di dirigere il teatro di Legnano. Cioè, non proprio quello di Roma o di Firenze o di Milano, ma quello di Legnano, da qualche parte perso nella provincia germanica. E lui arriva lì carico di buona volontà e vuole fare Shakespeare. E quelli e loro c'erano i legnanesi, con io come facciamo a fare Shakespeare con i legnanesi? E lui gli dice una cosa che un'altra volta l'impostazione del concetto di Hölderlin: non gli daremo ciò che vogliono, ma ciò che devono avere. Che è un'altra frase che cuore dell'illuminismo romantico, ma contemporaneamente anche un'altra frase che prevede la cattiveria del baffetto che verrà un giorno, perché se gli diamo ciò che devono avere, sono io a decidere il futuro degli altri. Però tutti questi elementi insieme corrispondono in verità a una parte di ciò che sarà la figura del romanticismo e dell'artista e dell'intellettuale nel romanticismo: quello di sentirsi leggermente superiore al resto dell'umanità e di avere l'obbligo alla guida dell'umanità. Questo obbligo alla guida lo butta in una dimensione che lo porta naturalmente alla definizione che allora appare per la prima volta del Übermensch, cioè dell'uomo superiore. Anche l'Übermensch, poi Goebbels pensava di essere l'Übermensch. Cioè tutte queste cose finiscono in bene come in male, perché iniziano come possono e vanno dove finiscono. Però chi c'è di più Übermensch nella nostra percezione del Beethoven quando compone la Passionata, no? Questo concetto di Übermensch nasce proprio anche quello negli stessi anni, quando avviene questa sorta di bizzarra rivoluzione di gusto che si chiama Sturm und Drang, no? Sturm und Drang è un movimento, cioè è come dire tempesta e tensione, il movimento della tempesta e tensione. Siamo nel 1776, cioè in Italia eravamo perfettamente ordinati ancora, i francesi avevano appena cambiato re, e viene. Allora, sto fatto dello Sturm und Drang è veramente il punto di cambiamento, è il momento nel quale si comincia ad esaltare il diritto supremo della sensibilità, proprio quella cosa che dice Hölderlin, no? Il Traumen, il sogno contrapposto alla ragionevolezza, come una sorta di dichiarazione della fine dell'epoca illuminista. In quel momento si può pensare che i tedeschi diventino romantici, e per un certo verso lo è anche sto Cristone del Goethe, perché il primo pezzo teatrale
che scrive Goethe, che nessuno ha mai più letto dopo se non tre maniaci, e nessuno ha mai più usato rappresentare più se non tre folli, perché non verrebbe nessun pubblico. Lo fa all'inizio della sua carriera, quando ha 20 anni, e è dedicato a Torquato Tasso. Si chiama Torquato Tasso perché lui di Tasso cosa gli interessa? Gli interessa la follia. Dice, alla fine del percorso della vita del Tasso, quando lo richiudono perché è da via di matto, dico, quello è il momento della creatività. E quest'idea che la creatività sia in un qualche modo connessa con la follia è esattamente l'opposto di tutte le idee dell'illuminismo. È una delle chiavi d'inizio del romanticismo. E allora è nell'altro libro che Goethe scrive tutta la sua vita, che è il Faust, perché lo conclude e poi dopo dice vabbè lo riprendo e così via, c'è questa famosa frase straordinaria del giuramento fra Faust e il diavolo. Faust torna a casa, le sue ambizioni di essere Übermensch, cioè di onnipotenza, arriva a casa e lo insegue questo cagnetto. Questo cagnetto che poi è un passotto tedesco probabilmente, e il cagnetto si trasforma in diavolo. E lì fanno il patto. E il diavolo dice, ma io ti potrei proporre questo, mi dai l'anima, e lui dice, ma chi se ne frega? È molto bello il testo perché è molto moderno, no? Dice, ah tu amo, cioè, povero diavolo, non stare a rompermi le scatole. Poi alla fine dice, ma che cosa ti posso chiedere veramente perché tu mi dia l'anima? E lì fa la dichiarazione vera del romanticismo. Wer dich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Voi avete studiato tedesco, quindi non c'è bisogno che lo traduca. Da kannst du mich in Fesseln schlagen, da werde ich gerne zugrunde gehen. Da kann die Totenglocke schallen. Cioè, nel momento in cui io ti dirò, continua a durare, che questo è bello, in quel momento sono tuo, mi puoi legare. E poi suonare la campana della morte, sono pronto ad essere distrutto. Cioè è l'esaltazione del valore supremo della bellezza che serve a compiere il patto col diavolo. Da quel momento, se mettete insieme il Hölderlin e il Goethe di quegli anni lì, avete le radici di quello che è il romanticismo, una delle ipotesi del romanticismo, che non ha niente a che vedere con quello che farà 40 anni dopo Walter Scott quando inventa Ivanhoe, no? Per poterci far fare il film alla televisione quando eravamo bambini. Non c'entra niente, ma in quel momento nasce questa pulsione potente che è la pulsione romantica. Questa pulsione potente comincia ad abbandonare tutta la serie di parametri della classicità e recupera dei parametri che la classicità non aveva mai preso in considerazione. Il primo di questi parametri è la natura, il rapporto con la natura, il rapporto col divino, non con la fede, non è più, conta più la fede, conta il divino in generale. La natura più il divino genera una sorta di idea panteista del mondo. Attenzione, questa è la radice della pastorale di Beethoven dopo. Ecco, questa è la impostazione nuova che sta nascendo in quegli ultimi 30 anni del mondo germanico. L'esaltazione della bellezza, che poi la bellezza per un tedesco non c'entra niente con la bellezza nostra, perché non c'è niente di più difficile da fare che tradurre la parola bellezza, ognuno in Europa usa la sua, cioè per noi anticamente, per Sant'Agostino, la bellezza era la pulcritudo, era la grazia. Poi noi nel Medioevo abbiamo confuso bellezza con la forza di andare a picchiare, perché viene dal bellum, della guerra. I tedeschi invece per loro la bellezza è il brillare del sole, la Schönheit, cioè bello è ciò che brilla, bello è ciò che in un qualche modo mi illumina, ma mi illumina talmente tanto che non ci capisco più niente. È nel patto con la bellezza che mi rende, mi rintontisce, che nasce l'idea del romanticismo. Questa bellezza che li prende fino in fondo e che li butta in un'altra dimensione. Allora, con queste considerazioni si può cominciare ad entrare meglio nel mondo del Beethoven, no? Ci sono, adesso non starò qua a leggervi delle cose noiosissime in tacco il tedesco, perché abbiamo fatto 2 o 3 numeri di Pasqua, adesso ne parliamo, torniamo a parlare delle lingue che abbiamo in comune, però questo percorso in Beethoven è fondamentale. Lui da giovane ragazzo, perché nascere lì
delle parti sue non è molto divertente a Bonn. Non sapeva ancora che avrebbero fatto la capitale tedesca, ma era una cittadina di quattro gatti. E ovviamente lui viene attratto dal mondo fulgido di quel periodo che è Vienna. Cioè, andare da Bonn a Vienna è un po' come andare da Cuneo a New York oggi, come passaggio psicologico. E quindi entra in un mondo dove ci sono già, poi ci sono tutte le grandi eccitazioni. C'è una piccola palazzina a Vienna che era inizialmente la casa di Haydn e che ancora oggi commovente, perché uno va lì e gli dicono: guardi, qua dentro suonavano insieme Haydn, Mozart e Beethoven, tutti e tre, facevano il trio. Allora entra nel giro giusto, arriva a Vienna, però dopo un po' va a prendere aria e va a trovare questo monarca bizzarro che è il principe del Baden-Württemberg, cioè praticamente a un passo dalla Francia, da dove comincia anche a guardare la Francia con attenzione, perché sono gli anni nei quali scatta la rivoluzione francese. Cioè, mentre di là cominciano ad affilare il coltello per tagliare un po' di teste, lui sta da questo lato e guarda la natura. Ci sono dei pezzi poetici di Beethoven fantastici che potrebbero essere stati scritti da Goethe, in cui dice: sono qua seduto su questa pietra, guardo gli alberi intorno a me, sento la pulsione della natura e poi vedo sopra di me questa costruzione formidabile che è la calotta celeste e capisco che lì dietro c'è Dio. Ma sono dei testi veramente molto molto commoventi. Poi li riprende anche nei suoi appunti un po' più avanti, ma è proprio lì che si forgia una sensibilità diversa che è effettivamente la radice dell'essere in un qualche modo romantico. E in questa radice romantica si inseriscono tutta una serie di altri elementi che sono degli elementi sociali. Perché, appunto, nato a Cuneo, arrivato a New York ha avuto a che fare con Trump, no? Cioè entra nella corte, era più chic la corte di quanto non esistono Trump oggi, onestamente. Aveva i capelli ugualmente lunghi, ma erano più eleganti. Entra in un mondo, entra nel mondo viennese con le sue ansie, i suoi disordini, le sue patologie psichiche, e poi se ne va in mezzo a questa campagna. Quindi vede le distanze fra un mondo e l'altro e comincia lì a concepire una parte delle sue, aveva già scritto le prime sinfonie. È lì che comincia a porre le basi della pastorale con la quale avrà il suo successo assoluto, perché è una visione panteista del mondo. In quella roba lì c'è dentro la voglia di capire tutto e di affrontare il tutto. Arriva a Vienna e inizia la sua grande fortuna. Questa sua grande fortuna per 2 o 3 anni gli va anche bene, perché anche le ragazze ci stanno, cioè tutti questi artisti germanici hanno una grande propulsione agli innamoramenti. Non credo molto alla pratica, è più agli innamoramenti che alla pratica, e questo sono figli di Goethe. Pensate che Goethe aveva scritto il Werther, primo grande romanzo d'amore d'Europa. Ma è vero, ci sono stati decine e decine di suicidi da parte dei ragazzi dopo aver letto il Werther. Goethe non aveva mai fatto l'amore. Ha scoperto le virtù supreme della carne arrivando in Italia. Cioè quando ormai quarantenne fa il suo viaggio in Italia, quello definitivo, fondamentale, va a vedere, inizia con la Mignon, che è il traslando di citrone, il più ben conosciuto il paese, dove fioriscono i limoni e dove le arance stanno in fondo a questo verde affascinante. Dopo aver visto il limone e le arance, trova Faustina e capisce che il mondo è un altro, cioè si converte. Questa conversione di Goethe è un po' diversa da quella di Beethoven, perché Beethoven probabilmente è stato molto più carnale in quel periodo dell'esplosione del romanticismo, ma torna ai suoi primi successi a Vienna e lì nascono una serie delle sonate più famose, dove il titolo stesso delle sonate serve a definire. Poco dopo lui si offende. Si offende perché di cultura era molto vicino ad una cultura anarchica. Guardate, i musicisti tedeschi
che sono gli esseri umani più obbedienti del mondo allo spartito e al direttore d'orchestra, tendono talvolta ad essere anarchici. Comunque sono una sublimazione di incrocio fra la ribellione e il superuomo. Vi ricordate tutti von Karajan, no? Il più bello di tutti. Von Karajan rappresentava in pieno questa tipologia comportamentale, ma se c'è uno che lo rappresenta fino in fondo ancora di più sarà pochi anni dopo, perché qui stiamo parlando del 1800, nel 1849 è Riccardo Wagner che diventa amico dei veri anarchici e partecipa alla rivoluzione di Dresda contro lo Stato ufficiale, a tal punto che poi dovrà scappare, va a Zurigo, poi finisce in Sicilia, e se non avesse fatto il giro in Sicilia magari non sarebbe impazzito del tutto, perché uno che da lì finisce in Sicilia e poi torna su a Venezia, la strada l'ha tracciata. Ma questa sorta di conversione alla ribellione è un dato stabile di quel periodo. Pensate sempre che il parallelo, cioè in quegli anni 70 in cui nascono tutti, diventa maturo anche Schiller. E Schiller è quello che scrive i testi teatrali sulla ribellione, sui briganti, cioè è un'atmosfera trasversale di ribellione che pervade la Germania e che in fondo, se vogliamo tirarla fino alle ultime conseguenze, avrà un dialogo sostanzialmente contro il massimo filosofo tedesco, che invece è perché tutte le cose bisogna obbedire, che Hegel, Hegel è uno che dice se c'è la monarchia è che Dio l'ha voluta e quindi funziona così, però è il periodo nel quale nascono i pensatori alternativi, perché il derivato di Hegel nasce in Germania dell'Est, non lontano da dove ci sono questi signori qua, e si chiama Karl Marx. Allora, uno se vuole guardare la storia con attenzione deve riuscire a mettere in piedi, come noi guardiamo 70 anni di storia che ci precedono, 70 anni di storia, cioè fra Goethe, Beethoven e Carlo Marx, è lo stesso mondo, cioè, noi non ci pensiamo mai, ma è intrigante pensarci. Allora se ci si pensa si può tornare ad avere un'opinione più profonda su quella che è la forza espressiva che segue la questione. Allora, questa forza espressiva in che cosa consiste? Consiste nel tradire lentamente i propri, in qualche modo, i propri progenitori, perché il più vecchietto del gruppo è Haydn, e Haydn, essendo un musicista ordinato, nato negli anni 30, tira 75 anni tranquillo, perché muore nel 1805 e ha fatto tutto il giro d'Europa, ha visto l'Inghilterra, ha visto la Francia, è un Mozart venuto senza malattia, è un po' più meno bravo, ma sicuramente più fortunato. Lui parte dal mondo haydniano, cioè da una cosa, una concezione ancora molto ordinata della musica, una fraseologia dove anche il concetto storico della sonata rimane abbastanza equilibrato, tempo di introduzione, secondo tempo un po' più romantico, più lento, più adagio, rondo finale, più o meno, una roba del genere, i tre tempi, e però comincia a sovvertirla, cioè la sua prima rivoluzione è contro il mondo di Haydn, e poi e passa attraverso la percezione della natura e l'assimilazione dello spirito dello Sturm und Drang. Quindi diventa un protagonista di quella cosa che noi oggettivamente possiamo chiamare romantica. Cioè lui è veramente un artista romantico e crede alle grandi avventure. Cioè lui quando sente parlare del Bonaparte, lui è un entusiasta di Bonaparte. Cioè se fa il suo concerto dedicato all'imperatore è perché ci crede. Poi quando, attenzione, quando Napoleone Bonaparte, quando il generale Bonaparte si trasforma in Napoleone primo imperatore, lui dice no, non ci sto più, questo ce l'ho già io a casa un imperatore a Vienna, cioè ce ne voglio due, cioè sono troppi, e soprattutto io speravo in uno spirito libertario, in uno spirito giacobino, in uno spirito di rottura, e mi trovo uno che vuole assumere il potere in modo tradizionale e li rompe, e tra l'altro poi farà una composizione finale della sua carriera, che è la Battaglia di Wellington, in cui riprende i temi
dell'imperatore e li rompe tutti, quelli del concerto dell'imperatore, ne fa una sorta di condanna, di damnatio memoriae. In quegli anni lui crede inizialmente in questo mondo e poi dopo si ritrova che si deve ritirare nel mondo viennese perché è tradito, la Francia l'ha tradito, lo Sturm und Drang francese ha portato alla presa del potere integrale. È curioso tra l'altro che un uomo come lui, che era profondamente cristiano, profondamente credente, avesse in un qualche modo vissuto con simpatia anche il periodo della post-ghigliottina, cioè perché non è che quella rivoluzione lì fosse meno cattiva di quella che ha fatto Lenin un po' di tempo dopo, cioè, cioè l'intervento, il terrore in Francia è stato tremendo. Non di meno a loro li piace, perché è l'animo anarchico e dell'animo protoromantico che assorbe questo mondo. E si capisce quindi che lui torna indietro e vada a comporre delle sonate che hanno dei nomi molto precisi, che sono i nomi della definizione romantica per eccellenza, cioè se dall'eroica passo alla patetica e alla appassionata, o piuttosto alla appassionata e poi alla patetica per essere, vuol dire che una serie di elementi nuovi sono degli elementi che stanno prendendo coscienza di esistere. Chiunque abbia ascoltato il Don Giovanni, meglio ancora il flauto magico, che il Don Giovanni della fine degli anni Ottanta, il flauto magico del 91, proprio prima che muoia Mozart, trova già in Mozart gli stessi valori, cioè non è che Mozart è classico e temperato come se fosse Haydn, è un'evoluzione naturale di quegli anni lì, cioè l'appassionamento, il grido, il profondo senso di disagio. Se poi si va a sentire Requiem, è vero che non è del tutto scritto da Mozart, l'hanno un po' rifatto dopo quando hanno ritrovato le carte, ma è anche vero che i pezzi centrali ci sono tutti. Se prende l'ultimo Mozart c'è già dentro questa tensione. In Beethoven succede un fatto nuovo per i tecnici, che questa anarchia comportamentale avrà un effetto molto interessante sull'armonia. Se tutta l'armonia fino a Haydn e Mozart è ancora un'armonia che si basa sul contrappunto o si basa sulla fraseologia, cioè c'è un bellissimo testo di Alfredo Casella nell'edizione delle sonate di Mozart fatta negli anni 50, in cui dice: se uno ascolta Mozart sembra di essere a teatro, cioè le dita corrono nel gioco sonoro come degli attori che entrano in scena, escono da scena, cioè Mozart è visibile, è tutto teatrale. Questo gioco, che è tipico dell'inserimento sul concetto barocco del contrappunto, che per voi vi aspetto vi sia tutto chiaro, no? Vi occupate di contrappunto un giorno sì, un giorno no, però se dovessi dire una banale cosa, cioè, il contrappunto è un meccanismo armonico in base al quale una nota richiede nella sua evoluzione una contronota che li faccia da eco. Questo meccanismo fra il percorso linguistico di una frase e l'eco che gli sta dentro è l'evoluzione massima del contrappunto barocco, che ha delle origini molto più antiche, ma che trova lì il suo momento massimo. Al contrappunto gli haydniani e soprattutto Mozart sostituisce quello che ho chiamato prima la teatralità gestuale. La grande invenzione dei romantici è l'abbandono della fraseologia come dato puro e invece il grande botto dell'armonia totale. Il botto dell'armonia totale vuol dire che ti sparo 8 note contemporaneamente su una tastiera di pianoforte, cioè ma lascio fuori solo 2 dita perché non so dove metterle, ma tutte le altre ce le metto, e soprattutto e proseguo la partecipazione ad ascolto passando da un accordo a quello successivo. La consecutio non è più una consecutio fraseologica, è una consecutio di armonie successive. Quello poi mi va a combinare con delle altre cose, che ogni tanto la fraseologia c'entra di nuovo, poi arrivo anche addirittura, se mi serve, se ne ho bisogno, faccio anche la forma di fuga, ci sono dei pezzi di forma di fuga nella composizione di Beethoven, ma la grande innovazione
è questa innovazione della pressione forte momento per momento, e questa viene dalla conversione proprio dall'eroica in avanti, no? E permetterà anche la nascita dei grandi concerti, dove poi questi movimenti si mescolano con quelli dell'orchestra. Rimane una eredità di Mozart e Beethoven che è molto curiosa, l'eredità teatrale. Se vi capita, avete tempo da perdere, andatevi a sentire le sonate violoncello pianoforte, per esempio, che sono dei capolavori. I quartetti sono già un po' più impegnativi, perché i quartetti un po' obbediscono ancora al Haydn and Company e un po' precedono gli ultimi suoi quartetti, che sono i famosi Razumov, per i quali uno ha bisogno di una traccia di preparazione, se no è anche permesso addormentarsi, non è vietato. Ma in quel percorso fra l'uno e l'altro ci sono le grandi sonate per due strumenti, pianoforte e pianoforte e violino, ma soprattutto pianoforte e violoncello. Pianoforte e violoncello, lui riprende una cosa che è della fraseologia, ma la combina con la sua innovazione romantica, che è il peso armonico. Voi sentirete una frase, e poi la stessa frase, come a teatro, la riprende l'altro strumento. Prima la fa il pianoforte, poi la fa il violoncello, poi la rifà il violoncello, poi la fa il pianoforte. Si salutano, addirittura ad un certo punto, quando uno lo va a guardare in senso anche caricaturale, diventa quasi un po' grottesco questo giocare l'uno contro l'altro. Ma è il modo col quale la meccanica dell'armonia totale larga si va a combinare con l'eredità settecentesca, ancora della fraseologia del contrappunto. Tutto questo pacchetto insieme fa il Beethoven, no? E tutto questo pacchetto ne fa poi anche l'eroe, perché ad un certo punto lui diventa erede di Hyperion, e anche lui tende a fare a comporre i poemi sinfonici, tende a dare al poema sinfonico il senso di una sorta di visione globale del mondo, della natura, dell'uomo, tutto quanto, ma sempre con una figura suprema che è la figura divina. In questo rapporto fra proprio esistere e la divinità sta gran parte del segreto di Beethoven. Va aggiunta una cosa: da un punto di vista religioso è un po' un pasticcio, perché in teoria dovrebbe essere protestante, ma siccome va a lavorare per i cattolici, alla fine gli va bene l'uno come gli va bene l'altro. C'erano un paio di preti a Vienna che sostenevano di averlo convertito a Santa Madre Chiesa Romana e Apostolica, probabilmente era stato convertito più dal cachet. Cioè, gli artisti sono sempre delle cose strane, cioè sono aulici, fantastici, formidabili e supremi della loro creatività, poi tornano ad essere assolutamente normali e umani quando guardano il conto corrente. Sono due realtà che si combinano, ma probabilmente la sua conversione al cattolicesimo è più profonda di quanto non si creda, perché rispetto al rigore che veniva dalla grande tradizione della cultura barocca, e lui, attenzione, scrive delle cose, dà delle opinioni incredibili. Cioè, noi le storie della musica sono da prendere con le pinzette, no? Nella storia della musica si dice Giovanni Sebastiano Bach, una volta morto, viene praticamente dimenticato, che è abbastanza vero, anche perché si occupava di una parrocchia di disperati lì a Leipzig, cantavano gli sgangherati della chiesa, cioè faceva quello che poteva. Ogni tanto andava a trovare il principe elettore invece a Potsdam e gli faceva delle cose più chic quando componeva l'offerta musicale, ma è sostanzialmente la vita di Bach è una vita da povero diavolo. Cioè il suo parente, il suo parallelo, Handel, quello sì che fa carriera, perché fa lo spione, diventa sostanzialmente l'esaltatore della nuova monarchia britannica. Ma fra l'uno e l'altro, cioè, questa eredità di Bach leggermente scompare, eppure Beethoven parla benissimo di Bach. Normalmente si pensa che di Bach effettivamente è così. Giovanni Sebastiano Bach è stato riscoperto molto nel secondo metà dell'Ottocento, perché alcuni tecnici della didattica musicale ne avevano scoperto l'utilità. E la cosa incredibile è sempre un'assonanza, perché la storia è molto spesso bizzarra. Il vero riscopritore di Bach
e Jacques Offenbach, che si chiama Bach anche lui, sarà per quello che lo spiega, è quello dell'operetta, cioè l'uomo dell'operetta scopre in Giovanni Sebastiano Bach una cosa che è necessaria. E che cosa riscopre? Di nuovo l'abolizione dell'armonia totale e la riscoperta del contrappunto, perché l'operetta, essendo fatto da quattro sgangherati anche loro che cantano contro un'orchestra che è quella che è, perché bisogna pagarla poco, nell'operetta in verità il concetto del contrappunto è fortissimo, perché fa parte della forza scenica. E questo concetto del contrappunto Offenbach lo ritrova in Bach. Allora, dimenticato tutti gli altri per tutto il XIX secolo, l'unico che ne parla è Beethoven. Beethoven parla di Bach, Beethoven parla di Handel, Beethoven parla addirittura di un suo giovane concorrente che farà carriera, che è Schubert. Allora, la consapevolezza di essere un protagonista della propria epoca, di essere l'erede della generazione precedente e del superomismo, ma contemporaneamente essere in grado di capire che cosa sono i suoi contemporanei e apprezzarli, è una cosa che nel mondo della musica è rarissima. Io ho provato a parlare ad alcuni grandi direttori d'orchestra, dei loro colleghi, mi guardavano sempre male. Cioè, non c'è, direbbe, cioè, se homo hominis lupus, cioè probabilmente il direttore d'orchestra detesta l'altro direttore d'orchestra, il musicista considera l'altro musicista un cane, è sempre così nelle arti. Beethoven no, cioè ha delle opinioni precise, un grandissimo rispetto per chi lo ha preceduto, si rende conto di quanto lui è centrale nell'evoluzione in corso e apprezza anche i suoi contemporanei. E poi tutto questo si scioglie nella grande ansia sua, che è quella della sordità, di cui scrive regolarmente e dice: ma porca miseria, perché mi capita sta cosa? Comincia ad avere anche dei dubbi sul rapporto col divino, però ne supera i dubbi e conclude una vita purtroppo brevissima, perché per noi oggi è brevissima, 57 anni, fare tutta sta roba in 57 anni, vabbè, Mozart anche meno, no? Durava un poco allora. Ma non tutti, io ho fatto delle divertenti ricerche sulla durata di vita nel XIX secolo da parte degli scrittori, schiattavano tutti a 50 anni, ma perché bevevano troppo, perché facevano una vita un po' disgraziata e perché poi le ragazze con le quali andavano avevano delle malattie con le quali si moriva. Quelli che erano più ordinati, tipo il Goethe, tiravano 85 anni, cioè, quindi non era un fatto genetico, perché l'umanità ha un suo progetto di vita che è stabile. Certo che se uno prende le bastonate e mangia le cose sbagliate è costretto ad andarsene prima. Gli uomini dell'Ottocento mangiavano tutte le cose sbagliate, si scatenavano in tutte le direzioni. E un po' Beethoven appartiene a questo mondo, perché per quanto fosse in un qualche modo ancora sotto il dominio di un'intelligenza superiore, il suo romanticismo era in parte anche senecolatezza. Non aveva avuto bisogno del viaggio in Italia per imparare le gioie della vita d'accoppiamento, le aveva scoperto con un po' di contesse che giravano, che erano sempre pronte in un qualche modo a dimenticare la noia dei loro castelli, dei loro palazzi. Aveva, cioè, alla fine è intervenuto, non se l'è goduta, ce lo godiamo noi oggi. È uno che ha sacrificato la sua vita per lasciare all'umanità un'eredità fantastica. Mi permetto di finire la serata con una piccolissima citazione, visto che ce ne sono state tante in tedesco e noi lo parliamo così normalmente, che credo anche che sia un po' una descrizione di quanto abbiamo vissuto stasera. Io so che Beethoven, non perché c'ero, ma me l'hanno raccontato a me invece, di Bach diceva di solito "Kein Bach, sonder Ozean", giocando proprio con questo gioco di parole, perché Bach in tedesco vuol dire ruscello, torrente.
e diceva che non era un torrente Bach, era proprio un oceano, che credo che è un po' la sensazione che abbiamo avuto questa sera. Siamo stati davanti a un oceano di informazioni. Spero che soprattutto lunedì prossimo ci permetteranno di comprendere ancora meglio queste sonate e la musica di Beethoven. No, voglio solo aggiungere una cosa. Io sono qua per fare propaganda politica. Mi spiego meglio. Devo confessare una cosa terribile. Io sono europeista. Non si può parlare di Goethe o parlare di Alfred de Musset, parlare di Shakespeare e parlare di Beethoven e non essere europeisti. Onestamente, cioè, Verdi era proprio addirittura emiliano, ma la forza del destino l'ha fatta per la prima volta a San Pietroburgo e il suo Carlone l'ha fatto a Parigi nel 1864. Allora, se c'è una cosa, io sono molto critico nei confronti dell'Europa, visto che parliamo di tedeschi, anche della Merkel, e così poi ho il diritto di farlo, sono un parte crucco. L'Europa del soldo non ha senso. L'Europa solo del soldo non ha senso. Va bene così, che uno non deve più avere quattro portafogli quando viaggia, che non si ricordava mai quale moneta usare. Meglio così comunque. Però l'Europa solo del soldo non ha un senso. Ciò che fa veramente l'Europa è la sua eredità culturale. Cioè, è una roba che ci collega. È una cosa che fa sì che Vivaldi influenza un po' di Bach, fa sì che il Handel va in Inghilterra, ma sì che il Beethoven guarda da Strasburgo lo Sturm und Drang e crede alla rivoluzione, fa sì che i pensatori tipo come Hegel, che sono noiosissimi ma fondamentali, influenzano altro, come il Carlo Marx, che è meno noioso fondamentale ma molto più catastrofico, perché ne ha generati di infiniti di pasticci, e che questo si collega con la nostra sensibilità italiana, fa sì che Wagner va a finire in Italia e che noi oggi ascoltiamo Beethoven e che Beethoven diventa un mito nell'Italia del XIX secolo. Ecco, questo valore fondativo che ci collega a tutti è la cultura europea, ed è fantastico nel campo della musica ancora di più, in un qualche modo in quello della letteratura, perché per godersela leggendo il Faust bisogna sapere il tedesco, c'è niente da fare, ma anche per sentire Shakespeare bisogna sapere l'inglese. Shakespeare tradotto in Veneto non funziona bene, non assolutamente. Anche Proust in romano non sta in piedi. Allora, ognuno deve stare, cioè l'Europa è divertente se rimane quella cosa lì, e che è quella delle nostre culture incrociate, ed è quella che bisogna difendere, ed è il motivo per il quale è interessante andare non solo ad ascoltare la musica, ma tentare di capire che cosa c'è dentro. Poi la musica ha un vantaggio fantastico, che anche se uno non sa niente la può godere lo stesso. Bene, io credo che difficilmente ci dimenticheremo di questa serata, almeno noi, e come ricordo anche per il professor D'Averio, per la sua serata che ha tenuto qua in compagnia nostra, volevamo fare un piccolo omaggio di due volumi, di una rivista che, anche se noi dell'Uni3 stesso ogni tanto ci dimentichiamo, contribuiamo un po' a far nascere ogni anno, che è una rivista di scientifica, di divulgazione, storica, culturale in generale, insieme al Centro di Studi Preistorici Archeologici di Varese. Si chiama Sibrium, in onore alle nostre terre, e qui c'è anche Lucina Caramella, che è la presidente del centro, che insieme a me consegnerà questo libro. Gli chiedo anche di dire magari due parole sul lavoro che facciamo insieme. Allora, il lavoro che facciamo è legato all'attività prioritariamente di Davide, che traduce i nostri abstract in 5 lingue più i titoli in giapponese e portoghese. Solo i titoli. Solo i titoli. È come Federico II di
Lui, Federico II di Prussia, era più magro, molto più potente politicamente, aveva avuto un padre che era una carogna totale, che l'aveva fatto condannare a morte, tra l'altro, perché aveva scoperto che aveva dei libri, cioè era una roba, cioè il padre era un vero cruco cattivo e lui era un vero cruco tagliente. E lui diceva una cosa che non si sa se sia vero, perché si attribuisce anche a Carlo V sta faccenda, no? Ich spreche französisch mit den Damen, no? Io parlo francese con le signore, l'inglese con i mercanti, l'italiano con gli angeli, lo spagnolo con Dio e il tedesco con i miei cavalli. Bene, io i cavalli non ce li ho comunque. Allora, appunto, da questa collaborazione è nato poi altre attività che stiamo organizzando insieme. La scelta dei due volumi sono legate, uno, alle sue tradizioni varesine, e quindi è quello legato a Genti del territorio varesino, dove raccontiamo i record della nostra terra. L'altro è l'ultimo volume, un po' pazzo, e lo giudicherà lei perché la copertina parla da sola. Quindi noi speriamo che le faccia piacere. No, non è grave, è bello, che credo sia diverso. C'è una rivista archeologica che si permette di far dialogare la cultura classica, sì, con la cultura con l'arte contemporanea. E poi se mi raggiunge Sergio, il nostro coordinatore culturale dell'unità di Ispra, nonché anche docente di scrittura creativa, abbiamo pensato di fare un omaggio di un nostro modo di vedere Sesto Calende, il libro che abbiamo pubblicato quest'anno su una serie di racconti che abbiamo scritto qui all'unità di Sesto, appunto sulla mitica Sei Marchetti. Grazie. Ecco, questo è il nostro... è l'antologia che abbiamo pubblicato appunto su una serie di racconti scritti da noi, quindi abbiamo fatto un po' di fatica ma ce l'abbiamo fatta alla fine, appunto sulla fabbrica del volo nonché la Sei Marchetti di Sesto Calende e tutto quello che ha rappresentato per le nostre zone. Importantissimo. Bene signori, grazie ancora per questa serata insieme. Un piccolissimo spazio pubblicitario dopo l'evento che ci sarà il 10, dove faremo un piccolo spettacolo teatrale a Taino. Vi aspettiamo sempre qui per una serata più ludica, diciamo, non meno interessante ovviamente, con i burattini della compagnia Rogero, proprio qui alla Marna alle ore 15, 15 scusatemi. Grazie mille, buona serata, grazie ancora professore.